Era insopportabile, ve l'assicuro. Non riuscivo più neanche a pulire i miei vinili. Me lo ritrovavo sempre davanti. Forse era proprio questo il momento in cui ho pensato per la prima volta: mi serve veramente un aiuto, non ce la faccio più, sta diventando un'ossessione. Questi album mi seguivano ovunque, e vi dico ovunque. Pensate che una sera ero sceso in cucina per fare merenda. Apro la credenza e che cosa mi ritrovo davanti? Black Braid 2. Fortunatamente possiedo solo questi tre album in copia fisica. Pensate se avessi avuto anche gli altri sette. Se provo a cercare la top 10 del 2023, in ogni classifica troverò almeno uno di questi album. Mi sta mandando veramente al manicomio. That is Black Braid with their second album, Black Braid 2. Basta, basta, per favore. And they're getting a ton doll by Enslaved. I already mentioned Mi sono stufato, ma per favore, basta. this album Basta. Cattle Decapitation, Immortal, Enslaved, tutti album stupendi, bellissimi, ma tutti presenti nelle classifiche, in ogni classifica. Basta, non ce la faccio più. È qualcosa di assurdo, veramente. From Wayfarer with American Gothic. Wayfarer, American Gothic. It's American Gothic from Wayfarer. Number two, Cattle Decapitation with Terracite. Terracite from Cattle Decapitation. Cattle Decapitation with Terracite. Cattle Decapitation, Terracite. Terracite, and this is Cattle Decapitation. Horned Lord of the Thorned Castle by Moonlight Sorcery. Also, Moonlight Sorcery with Horned Lord of the Thorned Castle. I have Moonlight Sorcery with Horned Lord of the Thorned Castle and Enslaved with Heimdall. Enslaved with Heimdall? Enslaved with Heimdall. What's enslaved? Heimdall. Ripper with Warlock's Grim and Withered Hags. Warlock's Grim and Withered Hags by Hellripper. Warlock's Grim and Withered Hags from Hellripper. Warlock's Grim and Withered Hags? By Hellripper. Black Braid 2. Black Braid with Black Braid 2. Black Braid with Black Braid 2. War Against All by Immortal. War Against All by Immortal. Immortal with War Against All. Che poi voglio dire, no? Da Nick Nocturnal te lo aspetti? Il CD degli Sleep Token, per carità, è una vita che se li ascolta. Però, a un certo punto, basta. Y'all creepers. Kind of cool. So I usually don't splice it up this early, but we're gonna get weird with splice. Let's search, like shoegaze. That one's cool. I like that. Now let's do drums. Again, so backwards. I usually do riff first, but let's do drums. But this is the thing with Sleep Token. I don't know what kind of cocaine their drummer's on, but he's fast boy. Molto probabilmente avevo le paranoie, non riuscivo ad uscirne, per carità, era un'ossessione. Ma indovinate un po', una sera, mentre stavo lì per andare a letto a leggere, era lì, lì che mi aspettava.
Non guardo tantissimi film, in realtà. Ma eccolo lì, pronto ad infilare il coltello nella piaga. Porca miseria. Is that all you want, Steve? All I want is to enter my house justified. Ehi, grazie per aver visto il video e se ti piace metti un bel like e spammalo con qualche amico appunto che potrebbero interessargli questi argomenti. Ma soprattutto nei commenti vienimi a dire quanti di questi album hai trovato anche tu nelle classifiche, ma soprattutto se hai anche tu questo tipo di problema. In realtà poi altra cosa che volevo dire prima di chiudere il video, ecco. Prima cosa, non sono così ipocrita da venirvi a dire che non metterò questi album, alcuni di questi album in classifica. Anzi, due o tre nella mia classifica ci sono, ci saranno. Quindi non sono così ipocrita da dire questo. Più che altro è, ne stavo parlando appunto ieri con Christian Chaos Luciferi, stavamo dicendo appunto non ascoltate solo quello che vi viene proposto, andate a scoprirli i gruppi. Io questo è quello che sto cercando di farvi capire da quando ho aperto il canale e da quando, ecco, sono sui social. Andate a cercarvi i gruppi underground, ma non perché l'underground è più bello, ma perché l'underground può regalare molte più soddisfazioni di alcuni gruppi overspammati, ecco. Per carità, Wayfarer e Blackbraid si meritano tutto il successo che stanno avendo perché sono usciti dall'underground e se lo meritano tutto, perché veramente sono due gruppi fantastici. Però sappiate che non sono i miei preferiti, non sono neanche nella top 3 di quest'anno. Quasi stavo dimenticando di dirvi che effettivamente lì fuori di content creator che vi propongono musica buona, diversa da quello che magari spammano tante persone, ci sono. E vi posso, ecco, fare due esempi, dato che anche io appunto guardo YouTube, non lo faccio solo. Due esempi che vi posso fare che mi hanno fatto scoprire alcuni gruppi sono: uno è Starting Fire, che tra l'altro ha avuto le palle enormi, cioè sapete che vuol dire le palle enormi, di mettere al primo posto un album che io non conosco, che devo ancora andare a sentire, però è molto ma molto underground. E poi c'è, devo fare veramente i miei complimenti vivissimi a Cristina, l'angolo del metal, perché è da poco su YouTube e già sta spaccando i culi. Regà, continuate così. Un grazie enorme per avermi visto anche questa volta. Ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti.